sesto capitolo di Uncharted 4. Madonna che panorama, ok? Sam è di qua che ci sta aspettando da tipo mezz'ora e non ci dice ancora niente. Non Però riesco a non si credere stufa. di essere fuori, di essere qui, insomma, con te, in Italia. Non Neppure viene io. anche. Senti, finché non ti Vorrei becca solo qui che le Italia puoi circostanze stare fossero tranquillo. diverse, capisci? Sì, già. La vista è Ok. migliore da quella parte. Andiamo. Vuoi Quindi cadere tu giù sei dal già stato qui? burrone? Credo sia la terza Ti volta. piace cadere giù Hai dal sbrigato un burrone? paio di E morire lavoretti, come al solito. sfracellato? Beh, sì. Capito? No, io non ho capito ancora. Perché ci siamo fermati? Oh, perché ci siamo fermati? Ho capito, vado avanti io. Non si può salire sul Ecco, ponte. come no? Giusto, rampino. Pensare sempre a Beh, tutto. c'è quella trave a vista in basso. Sai agganciarla con la corda? Se so agganciarla con la corda. Guarda qua. È come Sto chiedermi se so guardando. respirare. Ah, morto. Io Cosa? l'ho mancata. Beh, sai, è È tutta tutta una una. questione di polso. Fammi dare un'occhiata. Oh, era Visto? un'ora. Sì, niente male per un secondo tentativo. Oh, a cazzo. Oddio! Nathan! Ok, ho combinato una cazzata. Colpa mia. Riproviamo con Rampino. Fatto. Dove devo saltare? Ah, lì, ok. Quando protendi, puoi saltare. Ok, lì. Saltiamo. Là. Non mancare la vena. Visto? Oh, sei un professionista. Tocca a Ecco. te. Devo andare su o giù? Sai che devo andare su? O giù? No, giù, 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 giù. Ok, sembra che non si sfracelli tutto il bordo. Ok, ora dove andiamo? Là. Di Ehi, nuovo la potremmo corda. aggrapparci a quella trave? Certo. Sai lanciarla con una mano? Oh. Ah, giù ancora. Ah, però. Aspettate, che ci siamo due esordi qua? No. Sono io che li manco tutti o non ce ne sono Ok, proprio? proviamo. Al primo tentativo. Nessuno ama gli esibizionisti. Ok, Lasciami la forza Nathan. corda. Forse potresti calarti per raggiungerla. Come? Ci sono. Si è già Ok. pensato. Gira. Vai. Un altro po'. Speriamo non si spezzi la corda. So che sto portando sfiga, ma. Ok, ramo, arrampicati qui. Ma. Mai appena c'è un ramo. Lasciami un po' di spazio. Aspetta, per modo di Che c'è? dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lì sta. Orco Ehi, hai cazzo. scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, Romani. Posso via libera. capire un dialetto da distanza. Santo cielo, l'hai visto? Quel mercenario era armato fino ai denti. L'hanno Dovevamo portare ammazzato. le pistole. Sam, filerà liscio, non ne avremo bisogno. Spero che tu abbia ragione. Non ne avremo bisogno. Sì. Aspetta. Aspetta 5 minuti, poi ne riparliamo. Ah, quanti Mi anni sono sono perso passati. dove dovevamo Sono le andare. piccole cose a mancare di più. Con la pompa, li uccidiamo con la pompa dell'acqua. Ah, bene, bene. Un tesoro. Salta, salta. Ah, devo parlare a cosa? Tipo? L'odore di agrumi freschi. Andare Gli in vuoi moto? tirare i limoni? Tutti Sono piccole cose, ma tutte insieme. insieme, che ne so. Proviamo. Ecco qui, buio. Buio, buio, buio. Qua non si passa. Bisogna andare per forza giù. Lasciati andare, non morire. Perché rampino di nuovo. Tenere. Ah, cadarsi giù. Io pensavo che si lanciasse dalla finestra. È un'idea stupida, ma. Ma ancora, ma perché devo combinare queste cazzate? Ma perché? Oh, finalmente. Caliamoci. Più veloce. Di qua.
E adesso salto. Forza, Fatto, siamo scendi! arrivati. Aspettiamolo, dai. Nah, andiamo avanti. Che ci sia un tesoro di qua? L'avevo visto Terraggio è più morto. doloroso di quanto ricordassi. Sì, non dirlo a Beh, non me. sei più abituato. Allora, che mi dici di quegli altri Su, mi reperti? sa che c'è un Tutti tesoro sono qui. persi. Sei riuscito almeno a fotografarli? False speranze. Ci sia veramente un tesoro qua? Ah no, che sia la strada. Arca fu. Ah no, era la strada giusta. Che c'è che fosse giù un tesoro? Oh, io non vado a controllare, eh. Go. Cazzo. Interessante. Pensavo si Forse buttasse giù. dovrebbe Non puoi mai instabile. aspettarti niente da sti comandi. Una volta si butta giù, una volta riesci ad arrampicarsi su. Tutto bene? Su appigli Sì, sconosciuti che tutto bene. non esistono. Però se cerchi di appenderti su un appiglio, su una scala che però non è programmata dal gioco, cioè non è programmata dal gioco che devi arrampicarti là, muori. Sì, è strano. Lanciarsi giù non è un'ottima idea, questo l'ho capito. Dobbiamo lanciarci giù. No, Sarebbe un casino se ah, sbagliassi ecco. ora. Questo è certo. Infatti non dovevo lanciarmi di là. Puoi lasciarmi la corda? È così difficile salire una scala. Ah, corda. Ho visto della polvere che cadeva dal coso. Quindi spero non crolli adesso. Ah, così. Ah, ne ho proprio un appiglio. Su. Perfetto, Rossi. grazie. Proprio lo stendardo rosso. Nathan? Rossi. Nathan? Cosa? Si entra lì in Giusto. tuta così. Buongiorno, ha una tuta! Uccidetelo! Oh, cazzo. Ok. Tutto bene? Sì? Perché? Come sto? Come 400 milioni di dollari. Andiamo. D'accordo, ti seguo. 400 milioni. Faccio ancora fatica a crederci. Dov'è Sallio? Sally? Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Perché ci Sentiamo. finirei anche Nessuno si lamenta se fumi in casa. te. Quanto tempo? Troppo, ragazzo. Era ora Ricordi che il lo mio rivedessi. Victor, defunto fratello, vero? che mi venga un colpo. adesso vedo ogni Quindici infarto muore. anni. Già. 15. È bello vederti Pensavo di vivo. più. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, Sì, a proposito. Cosa? Che è successo? Venite, vi mostro una cosa. Cos'è? Sì, sappiamo che è una roba da soldoni, ma cosa c'è? Guardate. Dov'è la croce? Orco cazzo, serve La croce di lochissimo. Avery. L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi l'asta? 10-15 minuti al massimo. Noi in grana non Ci ce sarà l'abbiamo, pure un modo per giusto? prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto. Ok, ma Un basterà un centinaio, diversivo. se li ammazzi tutti non rimane Tipo? nessuno, però. Tipo, non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla E se croce, non ci vedessero? ci ammazzerebbero tutti. Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito, aspetti che spengano Spengano le le luci. luci. Già. Dov'è Ah, il giusto. quadro elettrico generale? Ma non hanno un sistema di allarme sonoro? L'aerazione, elettricità. Eccola, qua Ah, sono. elettricità, stacchi tutto, non Basta solo le luci. arrampicarsi e tagliare la E corrente. prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci Aspetta, lascia ma se pochi nessuno secondi vede di niente al buio in buio, cui voi come agire. vedete al buio, Dovremmo essere scusate? vicini alla croce quando saltano le luci. Ah. È impossibile avvicinarci senza farci Scusate, notare. signori. Cosa vuoi? Antipasti? Oh no, grazie. No. Ciao. Ho detto Come stai? Ciao. proprio. Concentrati. Lui prende così. Un cameriere non si nota.
potrebbe andare. Funzionerà. Bene. Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente. Faccio il cameriere? Sì. Sei il ladro migliore. Tu scendi sei sotto e tieni d'occhio il braccio, ok? Migliore. Se noti qualcosa di strano, ci avvisi. Ricevuto. Bene. Forza, possiamo farcela. Pronti? Sempre. Forza, seguitemi. Passiamo dalla cantina. A tutti e tre? Victor, il tempo è stato clemente. Grazie, forse. Aspetta. Sono vegano. Cos'è? Cosa sei tu, scusa? Ah, ok. Aspettate, controllo se ci sono tesori. In caso ne trovo, vi avverto. E sembra che non ce ne sia nessuno. Proprio nessuno. Taglierò sta parte. Ah, cos'è questo? Cos'è un tesoro? Interessante, uno scudo in miniatura. Ora. Allora, mettersi a far scatti in mezzo alla gente di classe non è un modo per essere furtivi, giusto? Li ho persi. Ah, eccolo qua. Proprio tutto, guarda che roba da soldi. Cioè, gli frego anche le pareti, quasi quasi. Un pavimento lucido sarebbe un vero peccato se qualcuno pestasse una merda e ci passasse sopra strisciando la scarpa. Un vero peccato è ripulirlo tutto. Da questa parte andiamo. Oh, fare così in grande. Ci mancava lo schifo di tecno europea. Lo schifo. Qualcuno vuole dire tecno? Sposta di non buttare. Non butta. So che è tentazione, ma non buttare giù il vassoio, ti prego. Io avrei la tentazione, ma dai, dai. Siamo seri. Come non si apre? Oh, cavolo, è chiusa. Ah, siamo fregati. Era aperta. E adesso? Scasseniamo? No, è elettronica. Troviamo un'altra strada. Sfondala. Non saresti più portivo, ma. Cosa? Che vino è quello? Avete visto? Faccio io. Rubali i vestiti. Ne sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui. È solo un borseggio, ce la faccio. Vai. D'accordo. No, 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 qua viene fuori un casino. Viene fuori una rissa di quelle. L2. Ma la stai guardando o non la stai borseggiando? Ah, dobbia essere. Non ci sto neanche provando. Lo vedo. Ok, ma qua. No, 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 qua si vedono, ci vedono tutti. Sta fermo, sta fermo, sta fermo. So che questo mi fermo, insomma. Com'è che l'ha presa col teletrasporto? Non se ne è neanche accorto. Dubitava di me. Bene. Accesso magnetico. E ce la facciamo. Adoro i professionisti in azione. Spero non ci sgami adesso, okay. Che sennò. Bene, eccoci qui. Queste ci serviranno. Ottimo. Queste che sono? Ah, cosa? Auricolare. Buona fortuna. Ci aggiorniamo. Fai la guardia. Ho detto fai la guardia, cazzo. Non fare risa, ti prego. E che fai qua? Ti vedo di fare la guardia, non cazzeggiare. Mani in alto. Cosa vuoi io? Ciao, Victor. Ah, ti ciao, Nadine. Che piacere rivederti. Questa volta ti ho colto di sorpresa. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Non ti avrei riconosciuta senza uniforme. Già, sai com'è. A volte per lavoro devo tirare fuori il mio. Ma più bravo sarei di lui, femminile. Che cazzo. Ti vedo in forma, comunque. Anche tu non sei male. Qui mi sento fuori luogo. Non sai che piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua. Come? Anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando al bar. Non parli italiano? Ti prendo qualcosa?
Sì, uno scotch con ghiaccio. Hai sentito tutto? No, sì, furbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Già, Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? Coastline? Shoreline. Sì, giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok. Spero. Bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Ci sei? Sì, andiamo. Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri. Facciamo tirarne fuori uno dalla cucina. Allora cerchiamo la cucina. Perché sto saltando? Wow, c'è abbastanza cibo da sfamare una città. Ma tutta la città è in questa villa, quindi. Ok, che c'è? Che c'è? Ah, dall'altra parte, ok. C'è gente? Di qua? Gente di sopra. Merda, ci sono camerieri. No. No, solo altri scagnozzi armati. C'è gente che guarda la partita? Che partita è? Non posso dare qualche consiglio? Che diavolo è? Questa porta non c'era sulla pianta. Hai anche una pianta del luogo? Chiusa. Ma come è chiusa? Ovviamente. Qua è tutto chiuso. Ok, piano B. Scassiniamola. Te l'ho detto, è chiusa. Cioè, ma scassinarla? Di persona. E? È chiusa. Esatto. È chiusa, cioè, se è chiusa prima, è chiusa dopo. Quando costerà sto vino qua? E che facciamo con sto botte gigante di vino? Ah, che cavolo stai facendo? Oh. Lascia perdere. Condotti di ventilazione. E che vuoi farci? Nathan, vieni a vedere. Io sono qua. È chiusa? No. Ah, che strano. Ecco qua. Però non si vede niente. E luce fuori. Vino! Un bel impianto elettrico. Non hai una torcia? La prima. Sì, può andare. La prima lampadina presa a casa. È sempre una buona idea farsi accompagnare da un fumatore. Tranne quando bisogna correre. Accidenti. I fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa. Per fortuna guida Sally. Guida. Ok. Il vino non è infiammabile, giusto? Perché sennò siamo davvero in un bel casino. Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti. Parlo poco perché sto cercando di capire dove andare. Come no? Sì, forse Alcazar ha un debole per il buon vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. Qua. Spostiamo sta botte. Allora più. Può andare più là, può andare più là. Aspetta, no, troppo in là. Indietro. Indietro, indietro, indietro. Qua, perfetto. Che per me di là non ci passiamo. Sbaglio, siamo allo stesso punto di prima. Vicolo cieco. Come per scritto? Ah, pensavo ci fosse scritto infiammabile. Quindi sì, dobbiamo per forza spingerla. Preoccuparci che Victor stia chiacchierando con Nadine Ross. Ho sentito brutte storie sul suo conto. Non preoccuparti. Sì, siamo in allarga per un po'. Sempre a cavarsela. Non facciamola incazzare. Sì, ma dov'è che dobbiamo andare? Che cavolo. Oh, di qua ci siamo già passati. Oh, e dov'è che dobbiamo andare? Oh. Maledizione, vicolo cieco. Uffa. E togliti. Dove? Qua, piccolo cieco. Piccolo cieco. Ho un'idea. Partiamo indietro, indietro, indietro. Esatto, ora facciamo il giro. Ho indovinato. Giù di qua. Oh, che cavolo, ancora piccoli ciechi. Piccolo cieco. Perché fare queste scale?
che portano a un muro. Perché? Cioè, bisogna spendere soldi per fare le scale anche. Vediamo dove. Ah, di là, ho capito. Era questo che bloccava il passaggio. Bene. Di qua. Di nuovo. Ancora botti da spostare. Ah no, per fortuna. E luce. I condotti, la nostra via d'uscita. Uffa, oh, mi sono stancato di spingere botti, eh. Già, troviamo qualcosa su cui salire. La botte. Ehi, ce la faccio! Non ho bisogno del tuo aiuto! Però... Tieni l'accendino. È una cosa importante tenere l'accendino. No, non saliamo. Magari c'è qualcosa di qua. Tipo un tesoro nascosto. Non c'è un cazzo. Perché cammini? Andiamo veloce. Ma perché fate queste scale che danno false speranze? Ok, sì, siamo. Altri condotti. E beh, ci siamo. Ci siamo. È più angusto di quanto sembri. Dove è siamo appena stati? Spero non ci siano guardie anche qua. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. C'è carenza di camerieri. Portali. Sciacqua tu dei piatti. Sto cercando di capire il dialetto. Tanto non capirebbe la differenza. Che bastardi però. Sentite lì. Prendi una bottiglia da 3 euro. E andiamo. Faccio ammazzare altro che camerieri italiani che bestemmiano come cose. Non importa. Dovrebbe essere la fine. Eccolo qui. Fine. Cosa? Merda. Quindi per il culo. Dove? Ah, ecco qua. Ti aspettavo. Dai. Ok, senza far casino. Si sale. Come si sale? Ah, su. Vai silenzio. Vai silenzio, che palle. E vai avanti però. Posso guardare anch'io? Ucciderei quel portiere di merda. Un po' di contegno. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Non sarà boh. Andiamo o no? Via libero. Aria fresca, arriviamo. Oh, ci siamo, dai. Di nuovo. Su di piano. Che ci sia un tesoro. L'ennesimo tesoro mancato di qua. Controlliamo. Porta chiusa. Fiori, no. Qua, no. Su di qua. Sì, ci sono. Guarda, ci sono, tranquillo. Vedi l'edificio con la torre radio? Lo vedo, il ripetitore? Sì. Che? Vabbè, è la sala del generatore. Sì, è un po' lontana. Proviamo un modo per superare il cancello. Sta diventando un po'. Ah. Sam qui, qua, ti sollevo io. Ok. Sto aspettando. Per fortuna sei ancora in forma. In tutti questi anni in prigione ti sarà servito a qualcosa. Cerchiamo di arrivarci il prima possibile. Dalle cantine, andiamo alla sala del generatore. Com'è la situazione? Sally, ci sei? Forse è un problema di ricezione. Sicuramente sta bene. Mi dice qualcosa. E ovviamente è chiusa. Ok, non mi dice. È un brutto segnale che Sally non risponda, ok? Sam, guarda. Forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine. Meglio. Ottima idea. Io okay. Ti sollevo, tu occupati della scala. Va bene. Vai te. Andiamo. Okay. Su. Ce la fai? Fai salti in fai salti disumani e non riesci a salire su un cavo. Occhio, occhio. Porca tro...
stai su, non ti nota. Cosa vuoi? Buonasera. Non hai mai visto qualcuno che si arrampica su un muro? Questo piano è un con pugno. I civili, Sam. Capirai. Mi ho fatto fare due giri. Col mal di testa. A noi capitava spesso, no? Ok, io ho da fare. Ma come capitava spesso? E tu hai da fare. Ah, cos'è che dovevo fare io? Scusate. Okay, verso la sala del generatore. Ah, giusto, il generatore. Non mi ero preso. Pensavo di dover fare io il cameriere. Sì, tutto ok? Sì. Ma troppo facile. Troppo attillati. Beh, sono la moda del momento. Davvero? Beh, quando sei a Roma. Perché siamo in Italia, lo capite. Bene, torno alla scala. Io no. Sam, ci sei? Sam. Problema di recensione. Sali. Perfetto. E che cavolo. Ah beh, io non so dove andare qua. Generatore, eccolo lì. Ma non credo sia quello, eh. E su di qua. C'ero già stato, ma non me ne ero accorto. Ok, è come andare in bicicletta. Centinaia di metri da terra. E su, su. Si sapeva che non era una buona idea. Infatti l'ho bruciata subito come idea. La sala del generatore non credo sia questa qui. Non dovremmo buttarci giù. C'è qualcuno? No. Bene. Cerchiamo di non farci fregare. Mi avrebbero già fregato 60 volte se... Giù. E di qua. Sempre i soliti arrampicamenti che Assassin's Creed proprio levati. Ora che siamo qua su, cosa facciamo? Eccola lì. Ragazzi, se mi sentite, vedo la sala del generatore. Sarò lì a breve, o quasi. Va bene. Cercate di non farvi fregare, come faccio io. E dove vado adesso? Ok. Ho un'idea, ma non so se è giusta. Sì, era giusta. Cerca di... L'ultimo sprint era proprio... partito dal nulla. Così qua. Oh, ci sono mille pigli, scegliete quale. Su. Oh, ma li mettono... Come l'hai mancata? Non è possibile. Ma come ce l'avevi in mano? La fortuna è che eravamo cominciati da qua. No, ancora no. Ok, cerchiamo di capire dove sbaglio. Non so dove cazzo sbaglio, veramente. Io riprovo, Oh, l'ho preso. Allora, credo sia un po' sbagliato saltare. Ricordiamoci che doveva essere silenzioso, ok? Ci credo, l'avete scampato. No, in realtà no. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. E il povero cavallo? Beh, a bordo avevamo un sacco di carote. Ah, no. Conosci qualcuno? No. Perché? Pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Non c'è più perché è morto o non vale c'è più perché... A dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che Righi Dritto si è sposato. Beh, allora è come se fosse morto, no? Ah, che bastardo. Victor Sullivan, come diavolo stai? Rafe. Quanto tempo è passato? Di merda. 10 anni? 12? 15. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Ah sì? Proprio capelli fatti. Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, un lavoretto niente male.
Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Compasso anche la villa. Ma che gusto ci sarebbe. Ultimamente mi interessano su cosa dovrei puntare questa sera. Scommetto che mi era crocifissa. Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Tu, figlio di... Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito rigando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Che cazzo volete? Beh, mi spiace dovertelo dire, ma... So badare me stesso. Per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow. Capisco. Una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione Trott. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due. Credo sia quello che stiamo cercando. Come l'hai scoperta? Scoperta che? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta stronzate, nonno! Vuoi risa? Ma se solo pensi di partecipare all'asta della croce di Avery, sappi che ne uscirai in una cassa da morto. Ho detto io che scattava qualcosa qua. Beh, ci siamo capiti. Sì, ok, ma adesso tu mi ripaghi l'intero che hai capito. Un piacere, Nate. Un cazzo. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Scusa, ma i testimoni che lo vedono parlare da solo. Cosa pensano? È ancora vivo sto qua. Ok. T'ho sudato. Il generatore. Posso farcela. Ci siamo riusciti bene. Piccolo se... Basta quei piccoli secchi, basta. Giù, pessima scelta. Ottima scelta, dipende da come vogliamo vedere la cosa. No, dai, ma veramente è proprio il gioco che ha buggato, non può essere. Dai, no. Ah, ok, non sono le mancanze che stavolta. Diavolo, perché ho scelto il generatore? Non potevo farlo io, cameriere? Dimmi, Dio. Che gusto ci sarebbe? Non potevo farlo io il palo? Non poteva farlo Sallick il generatore? No, io, perché? Oh, ma stiamo giocando la cosa. No, non saltare, ma che cazzo stai facendo? E salta, si tuffa nel vuoto. Rifacciamo da capo, dai. Dai, fammi un piacere. Uno. Due, un po' più difficile. Ok. Ok, arrampicati da piglio, lo vedi da piglio? Lo vedi? Dove? Che cazzo stai facendo? Oh, ecco qua. Vedi che non era difficile? Non dimmi che dobbiamo tornare indietro. Ma porca puttana. Qui. Oh, era così difficile? Aggrapparsi un appiglio. Su. Ok, siamo vicinissimi al generatore. Spero non succeda quello che prevedo che succeda. Cioè il solito casino della saga Uncharted. Aspettate. Che vista. Cioè, guardate. Mazza, sottomarini addirittura. Sembra che siano sottomarini quelli. Che siano navi di lusso. Da 1.000 miliardi al chilo. Cerchiamo di fare piano. Oh, piano. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Fusibili. Non parlarmi di fusibili. Pronto? Tutto scazzato, pronto? Non saltare giù, ti prego. Okay. Non far casino, ti ho detto. Cerca di tirare con la maggior leggerezza che puoi. Ora, dove diavolo sono gli interruttori?
Sai che basta che tagli un filo, va in culo tutto, lo sai. Merda. Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Con qualche contrattempo, ma... Se puoi tagliare la corrente, dovresti farlo ora. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto. Rafe sta per andarsene con la vostra croce. Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, ok, però muoviti, cazzo. E non c'è tempo. La sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi? Ah, capisci, sì, giusto. Non succede. Ti capisci, fanculo. Qualcuno offre di più? Ragazzi, 91. Se non prendiamo la croce sono un uomo morto. Sì. 91. Ma se faccio l'offerta più alta moriremo tutti. Sally, allora, ho bisogno di un po' di tempo. Fidati di me. 91. 91. Oh, al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Ah, andiamo. Nessuno in euro. Vuole rilanciare? No, abbiamo un'offerta da 110.000. 120. 30, faccio 31. Questa offerta... Tranquillo. Un attimo sarai 120. Salvo. Me lo auguro. Sì, dai, dai. Stai perdendo tempo a cazzeggiare. Okay, devo solo rompere il lucchetto. Ah, rompere il lucchetto, dai. Rompere il lucchetto. No. 130. Dai, che cavolo. Qua non c'è niente. Devi rompere un lucchetto, non devi scassinare una banca. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Qualcosa, dai. Sì, un secondo. Qua, qua. Controlla tutto, tutto. Finalmente un piede di porco. Con l'offerta del signore saliamo a 170.000. Spacca. Oh, dai, ce la fai? Adesso abbiamo un'offerta. Dai, è un semplicissimo lucchetto. Ora stacca. Basta che stacca un filo. Bene, suona l'interruttore. Stacca un fusibile, stacca. Sono nato, pronto. Victor? Un secondo. Pronto, dai. Il signore ci offre 200.000 200. euro. 500.000. Vediamo di farla finita. Grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare? Però non so mica pochi, eh. No, no. Dai, no. Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ma che... Ok. Ridi, ridi, che muore. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. 502 e stacca 502. La luce. 502? Stacca la luce. Il lotto venduto per 500.000 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. Ciao, la croce, che cazzo aspetti? È sparita. Ma però, come ha fatto a prenderlo? Adesso era passato un mezzo microsecondo. Oh, fermatelo! Ehi, fermate si quell'uomo! Vede che è fermo! Che state facendo? Così lo fate scappare, mi capite? Sparisci. Ho detto d'accordo. Sparisci. Ah, volevi! Sam, dimmi che hai la croce. Sandisma è qui con me, vuoi salutarlo? Mm-hmm, saluto, abbiamo sollevato un vespaio, la sala da ballo è isolata, la sicurezza disturba il segnale. Dobbiamo andare. Andate al vialetto anteriore, sì. Seguite i riflettori. Io arrivo okay. Con l'auto. Ma sì, dai, lo facciamo prossima volta, ragazzi. Vi do quel capitolo. Mi dispiace tenervi sulle spine per il settimo capitolo. Ma meglio se finiamo qua. Ci vediamo.